E ben ritrovati ragazzi, ben ritrovati ancora una volta nella live del vostro amico Sette Coppe. Stasera live reaction Genoa-Roma, partita ostica ragazzi, però bisogna assolutamente fare i 3 punti. La Roma entra in campo con un 3-4-2-1, all'inizio se ne ha detto il 3-5-2 ma un 3-4-2-1 con Mancini, Llorente, Ndicka, Rui Patricio tra i pali. Sugli esterni Christensen e Spinazzola, quindi niente rotazioni. Cristante, Paredes centrali, Dybala, Pellegrini alle spalle dell'unica punta Lukaku. Estate sintonizzati. Se i difensori hanno spazio davanti, devono uscire palla al piede, non possono sempre fare questi lanci inutili da dietro, non servono un cazzo, non servono a niente. Già si è rivista la stessa cosa nei primi 4 minuti. Se hai spazio davanti, esci palla al piede, cavolo, esci palla al piede dall'area tua, dal campo tuo, imposta l'azione, non c'è nessuno davanti, che cazzo lanci lungo? Primo cross del Genoa! Stiamo subendo col Genoa! Stiamo subendo col Genoa, non ci posso credere! Mamma mia, mamma mia! Primo angolo del Genoa! Non ci siamo, non ci siamo! Non è angolo, non è angolo, non gliel'ha dato l'angolo! Sembrava fosse angolo! Sempre 0-0, ragazzi! 4 minuti e 5 secondi! Pressione alta del Genoa! Passate sta cazzo di palla! Porca troia! Abbiamo riperso palla. Gudmundsson, abbiamo riperso palla. Gol di Gudmundsson. Siamo dei polli, siamo dei cazzo di polli, siamo dei polli. Incredibile, incredibile. Manco 5 minuti 1-0. Manco 5 minuti 1-0, Gudmundsson. Non ha mai segnato lui, non ha mai segnato, dobbiamo stare attenti a questi giocatori, cazzo. Partiamo con l'handicap, partiamo con l'handicap, 1-0 i primi 5 minuti, bene così, vai. Sempre soliti passaggi, dietro, lancio lungo a Lukaku, vai, non impostiamo un cazzo, centrocampo scavalcato, non si passa il pallone al centrocampo, non lo passiamo. Dai, continuiamo così. Mamma mia, che vomito, ragazzi. Oh. Speriamo che cambia volta sta partita, che se no qua veramente un macello. Gudmundsson ci sta letteralmente mettendo le palle in capoccia, ragazzi. Ci sta letteralmente mettendo le palle in capoccia. Non è possibile subire così. Non è possibile. Non è possibile. Non è possibile. Ma posso via le rabbie, 11 minuti di partita, ma voglio godere la Roma. Ma dai su, dai, 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 fate qualcosa, dai, dai. Riconquistiamo sta cazzo di palla a centrocampo, dai, porca troia. Christensen, vai più avanti. Spinazzola, Spinazzola, accelera, dai! Mettila in mezzo. Brian Cristante, Brian Cristante, Brian 1-1, 1-1, dai, assist di Spinazzola, finalmente un assist, mamma mia, oh, finalmente un assist e gol di Brian Cristante che quest'anno sta giocando davanti alla porta, ragazzi. Continua ancora la saga di Brian Cristante, dai. 1-1, 1-1, 1-1. Guai per Llorente, cioè non ho capito cosa ha. Non ho capito cosa ha Llorente, non ho capito cosa ha Llorente. Giochiamo con la difesa a 4 senza Llorente, non abbiamo sostituti, entra Bove, difesa a 4 ragazzi, difesa a 4. Con Spinazzola e Christensen arretrati, Ndicka e Mancini centrali. Bove a centrocampo a sostegno ragazzi. Non abbiamo i sostituti in difesa, non ce li abbiamo, non ce li abbiamo, non ce li abbiamo. Dai, 1-1, dai, cerchiamo di non buttare tutto all'ortiche.
Brutta entrata di Strootman su Mancini, ginocchio contro ginocchio, fa male cane. Mancini ancora a terra, giallo per Strootman, ragazzi. Strootman a terra per un infortunio muscolare, penso non sia grave, ma Orsato sta a mette fretta. Sta a mette fretta, Orsato. Dai, alzati, alzati. Stai calmo, Orsato, stai calmo, stai calmo. Che cazzo è tutta sta fretta? Cutulu, 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 Cutulu al Genoa, Cutulu al posto di Strootman, uscito sotto i ferri, uscito Strootman, mi dispiace, sfortunatissimo, sto giocatore veramente sfortunato, anche se ce l'abbiamo contro, però sono sempre un estimatore di Strootman, ex Roma ragazzi, ex Roma, però ha fatto quell'entrataccia su Mancini, adesso esci per infortunio muscolare, dai. Cutulu, Cutulu, Cutulu! Cristetta ha segnato, ma è stato rimesso dietro nella difesa 3. Dalla difesa 4 siamo ripassati alla difesa 3 con centrale Cristante. Centrale Cristante! Io mi sarei aspettato la difesa 4, ragazzi, arrivati a questo punto, perché tanto ci sta dicendo che dobbiamo giocare con la difesa 4. Anche questo infortunio di Llorente ci dice che dobbiamo giocare con la difesa 4, continuiamo con la difesa 3 con Cristante centrale. Cristante centrale. Ecco, questo è. Cristante che ha libertà offensive, lo ributtiamo centrale e andare a coprire le mancanze di Llorente e Smalling. Dybala. Dybala perde palla a centrocampo, ragazzi. Oddio, siamo scoperti! Coperti e gol del Genoa, gol del Genoa. Retegui, Retegui, Napoli, Lazio e Roma. Ammazza grandi. Mamma mia, che erroraccio, ragazzi, che erroraccio in difesa, incredibile. Incredibile, che erroraccio. Ma come si fa? Ma come si fa? Dybala perde palla a centrocampo, poi la difesa non copre. La difesa non copre. Gudmundsson, ancora lui. Passaggio e triangolazione con un altro giocatore del Genoa. Incredibile, ragazzi. Vabbè. La difesa a 4 mai, eh. Arrediamo Cristante dietro, giochiamo con la difesa 3, difesa 3, sempre difesa 3, sempre la difesa 3, 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 check in goal al VAR, dai, vediamo se glielo dà, ma tanto glielo danno, che è gol regolare. Vergogna, 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 vergogna. 2-1 col Genoa, 2-1 col Genoa. Sti cazzi del Napoli, non me ne frega niente del Napoli. 2-2 hanno fatto loro, non me ne frega un cavolo. Non me ne frega, non me ne frega. Non me ne frega. In fase di impostazione la Roma imposta, si fa frega palla a centrocampo con Dybala che gioca a centrocampo. Secondo tempo metti sta cazzo di difesa a 4, dobbiamo ribaltare sto cavolo di risultato, eh. 2-1 non si può vedere, non si può vedere 2-1. Ma che è sto scempio? Ma che è? Ma dai su, ma dai su, ma dai su. Dai, fate le risse, che servono le risse? In questo caso servono. Vai Mancini, fatte cacciamo. Già hai preso il giallo per la comitata in faccia. Continua a fare le risse, mo. Continua a fare le risse. Continua a fare, non servono un cazzo, non servono. Finalmente siamo passati alla difesa 4, fuori Mancini che rischiava l'espulsione. Cominciato il secondo tempo, ragazzi, eh? Dentro Belotti, il gallo. Gol di Lukaku, ma fuori gioco, fuori gioco, fuori gioco. Si vedeva che era fuori gioco. Vabbè. Vabbè, ci dice pure male, fuori gioco. 73esimo corner per il Genoa, ragazzi. Mi sto facendo una dormita nonostante abbiamo messo tutti gli attaccanti davanti. La Roma non riesce a costruire assolutamente nulla. Nulla, niente, niente, niente. Angolo per il Genoa. Il Genoa.
mezzo gol. Torsby, direttamente dalla Serie B della Sampdoria, ragazzi. Dalla Sampdoria ci purga 3 a 1. 3 a 1. Dai, continuiamo così. Continuiamo così. Ce ne andiamo in B, ragazzi, quest'anno. È stato bello finché è durato. Vediamo quello che dobbiamo fare, perché mo sinceramente mi sono proprio rotto i coglioni, raga. Non si può giocare così, dai. Non si può giocare così, raga. Ma come cazzo si fa a giocare così, raga? Guardate, ormai Mourinho ha sbiancato, sta in panca, sbianca, non fa più niente, ormai sembra un balsamato in panca, non lo so, raga, siamo fatti, raga, siamo fatti, la partita è bella che è chiusa, 77esimo, raga, è finita, per me è finita. Ci stanno umiliati, stanno a fan tra pure gli scarti, Messias, Torsby. Torsby, raga, Torsby, ci ha già segnato Torsby della Sampdoria. Questo giocava alla Sampdoria. Non ci posso credere, ci posso credere. Così manco mi va più di vedere veramente le partite, manco le vedi più. Che cazzo vedi in questo modo qua? Dai, dai, sì. C'è un attacco davanti che deve fare buchi per terra, cazzo, gli arrivasse una palla, oh, una palla gli arrivasse, una palla, ma non ci posso credere. Stanno a zappare, camminano per strada, camminano, non riescono, cazzo, a fare un passaggio filtrante, un assist, un cross, una costruzione di gioco, un cazzo proprio. Altri due attaccanti, Asmun, no, Awar e El Shaarawy, manca solo Asmun, Fantrasmun, disperazione totale. Quarto gol, Messias, Torsby. Della Sampdoria, Messias scarto del Milan, ci segna, aveva annunciato. Quarto gol, ma io posso stare a commentare sta roba, raga. Ma io posso stare a commentare sta roba, ma l'anima dei mortacci vostra. Ma l'anima dei mortacci vostra, se sapevo stasera me ne andavo a Dubai. I mortacci vostra. È finita, ragazzi, è finita. Complimenti al Genoa 4-1. Roma assolutamente non ha meritato, ragazzi. Assolutamente non ha meritato. Complimenti al Genoa. Genoa che ci manda a casa 4-1, 4 gol l'altra volta anche con Ranieri. Ranieri è costato l'esonero. 4 gol del Genoa. Me li ricordo benissimo quei 4 gol. Stiamo vincendo 2-0 e ci fecero 4 gol. Ciao a tutti, ragazzi, e sempre Forza Roma anche quando ci stanno questi scempi da noi, però, no dall'arbitro, questa volta da noi, la colpa è nostra. Ciao a tutti, ragazzi.